L'ha comprato Stefanello, è già finito. Comunque, signore, oggi facciamo un liquido di Iron Vapor. Come si chiama questo? Stella Star! Lo Star! Star by Iron Vapor, ricordiamo, liquido un po' in incognito perché a Verona c'erano già alcune persone che avevano avuto modo di provarlo e alla fine a settembre Massimiliano Guerraggio, che salutiamo, ciao Massimiliano, grandissimo, ha deciso di farlo uscire proprio come prodotto ufficiale Iron Vapor ed è un marshmallow alla vaniglia con frutta candita. Ah no, appunto è perché io non sapevo che cos'era e alla NASA non capivo praticamente niente. Adesso che mi dici frutta candita, sì, sento frutta candita. Noi lo proveremo su Tengo. Vuoi nasarlo? Tengo RDA in dual coil. Quindi ovviamente, andate a vedere il video, bastardi. Ovviamente Massimiliano svappando quasi tutto di cloud, i suoi liquidi penso proprio che siano stati progettati in cloud, anche se comunque in flavor riesce molto molto bene. 85 watt. Benissimo, lo spingiamo per bene questo siffatto liquido. Allora, marshmallow, frutta candita. Marshmallow alla vaniglia. Ah. E frutta candita. Com'è? Allora, innanzitutto si sente la classica base Iron Vapor indistinguibile, il marshmallow alla vaniglia, accompagnato da questi frutti canditi che però non riuscite a decifrare quale tipo di frutta candita sia. Certo. Arancia, piuttosto che qualsiasi altro frutto candito che trovate, diciamo, in commercio. Io gli do già un bel 9, perché comunque è veramente, molto buono. Molto particolare. Molto particolare. Madonna, alla fine sembra quasi anice alla fine. Non so perché alla fine. Magari potrebbe essere qualche frutto candito che ti lascia questa sensazione. Madonna, è particolarissimo questo liquido, eh. Io non l'ho mai assaggiato, è la prima volta che lo sento. A parte che ti avvolge la bocca di zucchero. Fantastico. Minchia, marshmallow e la vaniglia. Si sente che però è Iron Vapor, cioè la base, come hai detto te, no? La base di fondo classica dei liquidi Iron Vapor la sentite immediatamente. Questa frutta candita rende il liquido molto originale e particolare. Cioè, sicuramente altri liquidi così è difficile sentirli come gusti, come sapori. Non ci sentite il candito, per esempio, no. dell'arancia che trovate nei canoni siciliani, piuttosto il candito quello verde, il candito rosso. È proprio un bel mix. Veramente tanto particolare, molto originale. Voglio fare i complimenti a Massimiliano perché questo qua è veramente una roba mai sentita e i liquidi originali, nel senso cose mai sentite, io sono pro a queste cose, non i classici liquidi tortina al limone, fragole, eccetera. E quindi questo qua rende veramente tanto, molto originale. Io mi sono già espresso, gli ho già dato un 9, quindi mezza bottiglia è già andata. Io gli do 9 anch'io, gli do, perché sostengo i liquidi originali particolari. Questo liquido particolare è molto dolce, giusto per noi, perché a noi piacciono quelli belli potenti di gusto, e secondo me è un liquido veramente che spacca il culo. Bisogna dirlo. Sì. Bisogna dirlo. Veramente questo qua spacca. In flavor rimane un po' più arrotondato, non è molto definito come in cloud. Sentite la parte di marshmallow alla vaniglia, sentite un gusto simil fruttato, ma non capite bene se è un candito o cose di questo genere. In cloud rende veramente tanto buono, 9 assolutamente. E signori, provatelo, perché questo qua è molto particolare, eh? Magari potrebbe non piacere a tutti, però secondo me se sì, riuscite a capire il liquido è talmente tanto dolce che magari sì, quelle persone potrebbero anche smagare. Secondo me smaga per questo gusto, questo sapore di canditi, che non è il classico gusto di canditi che sentiamo nei liquidi di svapo, cioè è una roba un po' particolare, ecco. Veramente buono, provatelo e diteci qualcosa nei commenti. Complimenti a Max e complimenti ad Iron Vapor. Recensiteci su flavorito.it, perché sennò siete dei cacirri. Benissimo. Prima tra petizione, seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Con l'ultima parte di Stefanello. Va bene, ciao.